Carlo da Ormina. Ha risposto a un mio tweet, peraltro, infatti mi sono... Franco da Isernia, vai Franco, dimmi. Cruciani, a me per la miseria. Ma tu, qualche partita di pallone a questo apparente, ce la porti a far vedere? In che senso qualche partita di pallone? Farcela vedere qualche partita. Questo mi sembra che neanche il pallone gli piace, apparente. Se non gli piace il pallone, sono cazzi suoi. Ti dico questo, in 40 secondi. Quando stavo a Milano, io ho vissuto a Milano 9 anni, andavo ogni tanto a vedere l'Inter perché ero amico di Moratti. Ma sempre amico dei potenti, comunque sempre amico dei potenti. Petrolieri, come se fossero delinquenti. Petrolieri, normale. Franco, ma basta che fai il tifo di una squadra. Vabbè, Franco, che cazzo vuoi? Dimmi, dai, forza. Senti, allora, io vi voglio dire una cosa, così a te. Sì. Ma nel 1989, quando un anno prima che cadeva il muro di Berlino, la Russia fece fare un protocollo. No, il protocollo non ce la faccio. 89 il protocollo, non gliela faccio, Franco, ti prego. Non ce la faccio. Ma istituto Luce, ecco. Nel 1990. Ma che ci frega a noi? Già nel 1990. Ma non è Radio 24 storia questa qua, Franco. Perché ti devi avventurare? Ma perché ti devi avventurare su queste praterie inesplorate e noiose? Perché? Ma perché non ci rompi i coglioni su altre cose? Perché? Perché? Spiegami. Mariupol e Bielorussia già l'autonomia la tenevano. Ma rimandatemi la sigla della storia, ti prego. Vi ricordate quando i russi volevano? Ma perché non pensi alla figa invece di pensare al protocollo dell'89 tra la Russia e l'Europa e gli americani? Tengo 75 anni, una volta alla settimana che l'ho là. Fermo un attimo, qui entriamo in una roba molto seria. Quanti anni hai? Scusami, Franco, quanti anni hai? 75, quindi una volta alla settimana già è tanto. Ma con chi lo fai una volta a settimana 75 anni? Con chi lo fai? Perché non è possibile. Ma con chi lo fai? Con la mia signora, mica lo faccio con le prostitute. Da quanto tempo è che stai con la tua signora, scusa? Come? Da quanto tempo stai con la tua signora? Mi sono sposato nel 1975. Tu mi stai dicendo, Franco, che dal 75 al 2022 tu hai visto solamente la figa della tua signora? Insomma, no, questo no. Quando ho fatto il militare, magari, quando ho fatto qualcosa, sono stato fidanzato un poco, ma non è che ho fatto chissà cosa. Questo è molto grave, però. L'hai confessato a tua moglie che tu nel 75, quando hai fatto il militare, sei stato pure con qualcuno? Che confessato? Quando non ero sposato. Ma gliel'hai detto o non gliel'hai detto che eri fidanzato e ti sei scopato qualcun'altra? Gliel'hai detto o no, Franco? No, come non gliel'ho detto. Tenevo una ragazza a Roma, quindi lo sa che ancora stiamo in contatto pure. Non è che siete in contatto. Sei in contatto con una che ti scopavi prima di... Non in contatto, ci sentiamo per telefono qualche volta. Ma tu mi stai dicendo che negli ultimi 35 anni, guarda, impazzisco per questa cosa qua, hai visto solamente... È una cosa pazzesca. L'ho fatto con mia moglie, che vuol dire? Innamorato, va bene. Ma perché non può essere? Ma sei malato. A me mi piace, tu quando fai tiki taka mi piace molto, eppure la zanzara sei molto molto, non c'hai i paraocchi, sei abbastanza... Scusami Franco, io non ho nessun paraocchi, non ho manco gli occhi che vedono bene. Quello che devi dire, però Franco, io ti voglio bene perché sei un affezionato ascoltatore di questa emissione radiofonica, di questa disgraziata, però tua moglie tua moglie, voglio dire, raccontami, lo so, però è lì che andiamo. Che te ne frega della storia? Ma pure a 75 anni. Una volta a settimana trombi, mi hai detto. Vabbè, una volta a settimana, una volta e mezza. Ma è buono, amico mio, è buonissimo. Uno vuole fare un buffone, ne faccio 5, 10, 15, ma dove? Guarda che è alla grande una volta a settimana. È una cosa ottima una volta a settimana.
media straordinaria a 75 anni dopo 35 di matrimonio. Ma sei un applauso a Franco da Isernia, facciamo un applauso. Ma io comunque, tua moglie dov'è? Me la passi un attimo, mi voglio salutare tua moglie. No, sta in giro qua per Isernia. Sta in giro. Io te la passavo, se no te la passavo. La prossima volta passamela, perché io la voglio abbracciare. Quanti anni ha? Non ho peli sulla lingua, quindi. Quanti anni ha tua moglie? Quanti anni ha, Franchi? C'ha un anno meno di me. C'ha 75-74 anni. Ancora valida? Un anno meno di me. Ancora è valida? Valida? Ma no, insomma, la sera mi dice sempre: ma tu sembra che si pienzi? Sembra che fa mia moglie, tu sembra che si pienzi? Ho capito, amico mio, però a 74 anni ormai dice che ormai è andata a 74 anni, dice. Appunto, quello dice: ma tu pienzi sembra che si, quindi le donne sono così, non è ma che. Le donne, adesso non esageriamo, No. Tu dici lei ormai ne farebbe anche a meno. Sì, certo, lei ne farebbe anche a meno. Sei tu che insisti, che stai lì a letto che insisti. Insisto io un po' così. La spugoleino poco. La sfrugugli un po'. Ma tu, scusami, per curiosità, sì, no, ma lo so che tu vuoi parlare dell'89, della firma tra la Russia, eccetera. Perché Putin non è una cattiva persona, vedi, non è una cattiva persona. Io fossi lei, tornerei a parlare. Scusi, però mi scusi. Scusi, scusi. Quello sei allergico, no. Quello è allergico. Lei può occuparsi di cose di sua scusi, si occupi di cose di sua competenza, cioè di quante volte fa l'amore con la sua anziana signora. Non è anziana, perché dice anziana signora? Si occupi di cose di sua stretta competenza, non si addentri del sesso do un po' ragione a Cruciani, a Parenzo. Cioè in che senso? Tu ci non puoi spugulare, vuoi sempre sapere tutte cose. Ma amico mio, ma sei tu che mi hai detto che stai che scopi una volta a settimana, che sfrugugli tua moglie, che tua moglie non gli va, che ogni volta che stai là tua moglie non gli va. Ma ne sei cresciuto tu a Cundi, insomma, non è che te lo so. Però un'ultima, sì, ho sfrugugliato io, hai ragione, però un'ultima cosa ti voglio chiedere, poi ti lascio e ti abbraccio fortissimo. Allora, tu preferisci nell'approccio a tua moglie, diciamo, no, perché è interessante, il sesso degli anziani è un grande filone che noi abbiamo, sì, qualche volta abbiamo sicuramente affrontato, però è un filone interessante anche dal punto di vista sociologico, filosofico. Sì, lo so che tu lo sapevo, tu sai e meglio. Appunto, quindi, no, ma mi hai capito bene, tu mi conosci come le mie tasche, meglio di mia madre, meglio di mia sorella, meglio dei miei parenti più stretti, sicuramente. Però ti voglio chiedere una cosa, tu con tua moglie, dimmelo sinceramente, anche solo con una risposta secca, senza approfondire l'argomento, che poi magari te lo posso chiedere, mi dici, te lo posso chiedere, Franco? Te lo posso chiedere, sì o no? Dimmelo sinceramente, te lo posso chiedere o no? Sinceramente. Ma basta che non vado sporcaccione. No, con grande rispetto per le autorità civili, politiche, militari e anche economiche di questo paese, perché è sempre la radio. Anche a Isernia è molto seguita. Anche Isernia sicuramente seguita, ti hanno riconosciuto. È seguita. Allora, io voglio capire una cosa da te, Franchino. È questa. Sì. Tu, nell'approccio alla tua signora, tua santissima signora, per carità, Dio l'abbia in gloria, anzi è ancora viva, per cui non è che bisogna invocare Dio. Però tu vai di cunnilingus o no? Questo aggettivo qua me lo sono imparato un po' alla zanzara, però non l'hai mai praticato tu? Mai praticato. Vedi la società regolare, che vuol dire regolare, mica irregolare. È tutta una cosa normale. Franco, ma che significa? Cosa è Padre Eterno? Vabbè, non lo il fa. Padre dai, Eterno, aspetta, insomma, bisogna seguire la linea del Padre Eterno. Ma non è che lui parla di questo, però, scusa. Non è che sono comunista, sono anticattolico. Cosa c'entra questo? Quella pratica? Non ho espresso nessun parere in merito, né pro né contro. Io perché non esprimo mai pareri su queste materie. Non tirerei in ballo né il Padre Eterno né i comunisti su questo tipo di pratica, perché è una pratica, le assicuro, trasversale. Dunque tu mi stai dicendo che non sei eterosessuale, Franco? Non so neanche che cosa vuol dire eterosessuale, un altro po'. Comunque non sei eterosessuale. Sono un po' calantica, insomma. Non c'è dubbio. Sono un po' calantica. Franco, ti abbraccio fortissimo. Ciao. Buona a tutti e due. Ciao.
Motore Italia è il programma. Uno dice della bestialità, dice bene, altra domanda. Non confondiamo le acque, dai. Antonella da Roma, vai Antonella, adesso dimmi, Antonella. Ciao. Ah, perché non voglio essere paragonata. Posso farti una domanda, Cruciani? Dimmi. Ma perché non ti fai i cazzi tuoi? Hai messo in difficoltà una persona di 75 anni parlando di sesso. Ma fatti i cazzi tuoi. Ma saranno affari suoi, no? Perché che fai? L'avvocato, ma, no, l'avvocato dell'ascoltatore di prima? Ma fatti i cazzi tuoi. Ma io mi faccio i fatti lui, degli altri per definizione. Ma se uno vuole rispondere di sesso se... di altro. Ma che vuoi tu? Ma che stai impazzita? Fatti i cazzi tuoi. No, assolutamente. Ma stai impazzita completamente. Ma saranno affari miei e affari dell'ascoltatore. Ma chi sei? Una persona di 75 ma quello anni, se vuole chiude il telefono, imbecille. Se vuole chiude il telefono, imbecille. Vabbè, ma che vuoi? Ma che vuoi, Antonella? Sì, va bene. Dopo che hai detto questa cosa, sì, dopo che hai detto questa cosa e ti sei sfogata, che ti sei sfogata, ti sei sfogata, ti sei sfogata. Quello se vuole chiude il telefono, cretina, Luciano. Luciano da Roma, dai, forza, Luciano, dimmi. Buonasera, dottor Parenzo e dottor Cruciani. Un'informazione.